Ben trovati a una nuova edizione di Senior News, vediamo insieme i titoli di oggi. Green Pass, il governo valuta la proroga delle norme anti-Covid. Diabete, i sensori per il controllo della glicemia e la condivisione dei dati con il diabetologo. Con una dieta diversificata si vive più a lungo. Grey Panthers, i formaggi caprini, una risorsa preziosa. Il decreto con le norme anti-Covid in vigore per gestire la pandemia scade il 31 dicembre. Il governo inizia quindi a ipotizzare come procedere a partire dal 2022, per gestire questa fase con la campagna vaccinale ancora in corso e sempre tenendo sotto costante monitoraggio l'andamento dei contagi. Tra le ipotesi c'è la possibile proroga dello stato di emergenza fino a marzo 2022 e l'obbligatorietà del Green Pass fino a giugno. Saranno mantenute anche le misure basilari come mascherine e distanziamento sociale. Piccoli come una moneta, i sensori per il monitoraggio della glicemia si applicano nella parte posteriore del braccio e grazie alla tecnologia flash consentono letture ogni singolo minuto. I dati vengono memorizzati e possono essere condivisi con il diabetologo. Sentiamo. È chiaro che bisogna dare il sensore a colui che, una volta istruito, riesce a interpretare i dati per poter modificare il suo stile di vita, la sua terapia. E quindi è molto importante. È chiaro che chi sa interpretare i dati, per molti sensori ha l'opportunità di scaricare i dati, quindi di migliorare la comprensione del diabetologo di quello che è stato l'andamento del suo diabete, oppure metterli in condivisione nel cloud per far sì che comunque il diabetologo possa avere comunque la visione dell'andamento glicemico. Questo è stato di grande aiuto durante la pandemia, soprattutto per quanto riguarda i pazienti diabetici tipo 1 e soprattutto per quanto riguarda, indipendentemente dalla pandemia, in coloro che vivono in zone, per esempio, montuose, disagiate, che non sempre riescono a raggiungere i servizi di diabetologia. In donne, per esempio, che hanno gravidanza, molto importante, perché chiaramente la gravidanza richiede un controllo meticolosissimo della glicemia per evitare poi problemi, non tanto alla madre quanto al feto. La biodiversità alimentare aiuta a vivere di più. A sostenerlo uno studio multidisciplinare pubblicato su PLOS Medicine, secondo cui la diversità nell'alimentazione è un valore da preservare perché ha il potenziale intrinseco di ridurre la mortalità e migliorare la resilienza del sistema Terra. Lo studio ha infatti esaminato le associazioni tra ricchezza di specie alimentari e successiva mortalità tra oltre 450.000 adulti sani arruolati dal 1992 al 2014. Nel nostro appuntamento con Grey Panthers oggi parliamo dei formaggi caprini e delle loro proprietà. Se facendo la spesa nel settore lattiero-caseario, nel banco dei freschi, vi siete accorti di incontrare sempre più spesso vari tipi di ricotte di capra e di formaggi caprini, beh, avete fatto un'osservazione molto attuale, perché il formaggio di capra sta avendo in questo periodo un grosso successo. Come mai? Beh, intanto perché si tratta di formaggi saporiti eppure leggeri. Inoltre, il latte di capra è quello più simile al latte materno, quindi i formaggi di capra vanno benissimo anche per i bambini. Sono prodotti con scarso contenuto di grasso, sono ricchi di calcio e di potassio, di ferro, quindi davvero una risorsa preziosa per chi si sente dire dal medico che è meglio evitare i formaggi, quelli consistenti e grassi perché il colesterolo sale, ma vogliono comunque mantenersi con un sapore piacevole a tavola. Senior News termina qui. Prima di salutarvi vi ricordiamo Pronto Senior Salute, il servizio di Senior Italia Feder Anziani dedicato agli over 65 che hanno prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un esame diagnostico, un ricovero e l'appuntamento non rispetta i tempi indicati nella prescrizione del medico. Chiamando il numero 06 6227 4404 ogni singolo caso verrà preso in carico gratuitamente. Sul sito www.senioritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci a domani!